sposo a venervi. Oh, lo sperate? E perché? Destinata sarei io per mettere al figliol di certo, signor Bruschino. O cieli, e lo vedeste? Mi basta, troncherò d'ogni patto il corso del contratto, ogni mio passo vi farò noto, bastami che siate fidamme. Lo sarò, non dubitate. Vien qualcuno, s'attende questo Bruschino, udiamo. Oh, voglio certo che quel signor Bruschino me la paghi, non c'è nessun che vuol. Siete di casa? Sono la gente del signor Gaudenzio. Ottimo incontro, è andato ancora. Non credo. Dirò frattanto a voi per bene vengo. Io sono Filiberto, lo cameriere del vicino castello. Da tre giorni albergo un certo giovine, detto signor Bruschino, il quale è un padre attaccato di gotta, che Bruschino si chiama. Ha fatto un debito di 400 franchi. Ho triste pratiche, e infine tengo chiuso per cauzione dentro la mia soffitta. Ecco una lettera che gli mi die perché il signor Gaudenzio ora la porti e devi poi la faccia per venire a suo padre. Ma va certo che non esce di là, se il suo debito pria non pagherà. Oh,
mai contento. L'uomo contento mai non è, ma stia vendo capo a fondo. L'uomo contento mai non è. Da voi batte la campagna e perde poco lodevolmente il suo tempo. Io vi scongiuro di farlo arrestare dai vostri servitori e tenerlo custodito presso di voi. E siccome egli non è conosciuto di persona da chi che sia, eccovi in due esemplari i suoi connotati. Tutto vostro, Bruchino il padre. Oh, gioventù imprudente! Ora, sentite, uscite in mantenente, cercate dappertutto, e se trovate un giovane che abbia i connotati che qui segnati trovansi, arrestatelo, e da qualunque costo a me guidatelo. Hai tu sentito? Ecco! Taci con la padrona, perché semmai... Perbacco, i servitori mi conducono un uomo, che fosse lui. Volesse il cielo. Lasciatemi, che violenza, signore! Una cosa alla volta! Signor Bruschino, il figlio... Io? Sì, non serve nascondersi. Lo sono. Ah, a vostro padre sono giunti i vostri degni portamenti e con questa sua lettera m'ordino d'arrestarvi. E voi di grazia chi siete? Io sono Gaudenzio Strappapompone. Oddio, quello, a che degno non sono del vostro bel perdono. Amico. A pentito io ne venia, ragion per cui trovato qui. Ragione. E al padre mio scriveva implorando perdono. Leggete! E forse
la lettera che il giovane Bruschino a lui mandò per via del locandiere. Non si vede che è mentito. Entrate. E posso sperare che non oso. Mi commuove. Via, via. Chissà, basta per adesso. Tanta bontà mi trae fuor di me stesso. Andate un po' a far nascere dei figli, ucco e cardo, e quei frutti che ne avete. Debiti, il gioco, Amico, avrò a sentirmi. Adagio un poco. Oh, signor Gaudenzio mio. Signor Bruschino. Perdonatemi, smontore di legno, ucco, dolor che caldo. Sento che lo cambiere Filiberto e spalse che attorno gli indegni portamenti di quel signor mio figlio. E ben vedete, che caldo, e voi già mi conoscete e mi vuoi il sangue alla testa. Amico Allegri è rimediato. Sì, l'amico è in gabbia. Lo fu in casa. In casa? Ed ha operato la medicina. Ed è tutto cambiato. Troppo presto, non credo, è una finzione, un cacardo, è una burla. E via, non siate puntiglioso, io vi perdono. E già che vostro vero pentimento si può, cosa si può? Far queste nozze. Nozze, un cacardo, via, parliamo da uomini una volta e concludiamo. Oh,
non so. Chi è costui? Chi è costui? È vostro figlio. San vostro figlio. Chi è costui? Ruschino. Un corno. Un corno. Ehi, scherzate. Arrossisco. Come vuoi. Lo compatisco. Ehi! È bello! Riccardo! Io non vedi vita mia! Io non so chi ti vuol figa! Mia capite! Io non so chi ti vuol figa! La capite che lo so! Rinnegate il figlio vostro per un storio! Io, a chi ne vuoi rapire? Cosa andate naturando? Cosa andate naturando? Mi volete fatti? Che mi sembrate? Mi volete fatti? Che sembrate? Mi volete dell'atto mi dirai.
qui convien finirla. Addio, signor Bruschino. Oh, signor commissario, vi son servo. M'inchino. E perché mai tanto favore? Son venuto a sciogliere l'imbroglio che avete con Bruschino. E bravo che il voglio. Dov'è questo Bruschino che si dice suo figlio? Eccolo voi. È un impostor. Tacete, è suo figlio. La prova, eccola tua. Che carta è quella? È questa una sua lettera che in oggi per lui m'ha consegnato. È vero? Va benissimo, ed io ne tengo un'altra di suo figlio, da lui riconosciuto. Confrontiamo il carattere. Si vediamo. Il carattere è lo stesso in entrambe. Che sorpresa! Finito re il puntiglio. Chiare la prova. Questo è vostro figlio. È andata via, solo in questo o all'altro mondo. Oh, il cervello ci va voluto, il cervello ci va voluto, su questo fra sé ne va, su questo fra sé ne va, da ci va voluto, su questo fra sé ne va, su questo fra sé ne va, su questo fra sé ne va. Thank you.
Bruschino a nome. Ah, e adesso dove è mio figlio? Sto nella mia locanda. Ah, il cugino. E mai imposto che il tenga rincerrato. Recare! Capisco! Egli, venite, zitto, a cavalone, or sì che tu sei fritto. Oh, che scoperta! Bravo il furbacchione! Filiberto ora sa quel che ha da fare! Ma che diavolo è mai costui? Vorrei saperlo! Oh, vieni, sentiamo! Sofia, parlo col suo tutor, smanioso son da fretter le nozze! Guai se scopre Gaudenzio che son figlio di Florvil suo nemico! Che tardo andiamo lei! Tranquillo non son io, se Meneo non mi stringe all'idol mio! Trionfo che scoperta! Egli figliuolo di quel nemico di Gaudenzio! Bene, porto a me! Mi conti a infarmi sposi, briete con Filiberto, venga mio figlio! Ah, ecco Gaudenzio qua, e facciamo la commedia come va! Venga, sì, venga, oh Dio!
pazzi momenti, facciamoli contenti. Io prima penso e cribro, son finiti calibro, e poi d'amore paterno, o caro sceso adesso, sposatevi sul fatto, sposatevi sul fatto, andate più non posso, non andare più non posso, più non posso, più non posso, oh!
Viva sempre!